Dirigente Pisano, oggi il liceo classico è impegnato in questo inizio di anno ancora con una nuova attività che vede i ragazzi coinvolti innanzitutto con questo incontro con un regista a sua volta giovanissimo che porta nell'aula maglia la storia di questo magistrato morto ragazzino come un eroe dello Stato. Sì, un incontro fortemente voluto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento ma anche dalla scuola perché lo riteniamo molto importante e data la testimonianza diretta che questi nostri ospiti oggi danno ai ragazzi e della lotta nei confronti della criminalità mafiosa. Questo contribuisce alla loro formazione, i ragazzi molto attenti hanno seguito sia l'esperienza del giudice di Pisa e hanno seguito anche il lavoro che ha portato a Davide Lorenzano a elaborare il docufilm sulla figura del giudice Livatino, hanno fatto delle domande proprio per saperne di più. In questo periodo in cui sembra quasi che la mafia tradizionalmente intesa sia scomparsa e che invece diciamo che agisce in maniera quasi invisibile ma purtroppo costante invadendo tutti i campi, e allora è importante che i ragazzi abbiano queste conoscenze, riflettano su quelli che sono i principi fondanti di cittadinanza e Costituzione perché in questo modo possono acquisire degli atteggiamenti consapevoli legati al rispetto della legalità e un domani possono anche svolgere la loro professione sempre tenendo conto che l'onestà, il rispetto dell'altro, il rispetto della collettività sono alla base di tutto. Un docufilm dedicato al giudice Livatino che oggi arriva nell'aula magna di un liceo classico dove i ragazzi hanno un'età media, insomma ci sono dei 17enni e non molti maggiorenni. Quanto è difficile raccontare ai giovani una figura come quella di questo magistrato morto come un eroe dello Stato? Molto difficile, ed è anche una bella domanda proprio perché anch'io pochissimo tempo fa mi trovavo tra quelle sedie ad ascoltare magari dei convegni sull'argomento, però volevo sapere di più circa la personalità perché credo che ci si possa interessare maggiormente quando esiste poi quel, si connette un po' l'aspetto più umano, più personale, ecco, quindi sì, capire il magistrato ma attraverso la sua personalità, ecco perché credo che raccontare ai giovani, alle giovani generazioni, soprattutto alle giovani generazioni che devono prendere in mano questo testimone e continuarlo, è importante perché appunto in questo modo, solo in questo modo credo si possa oggi raccontare un uomo come il giudice Livatino che era molto schivo ai riflettori mediatici. Quindi è stato quasi un dovere quello di scoprire, perché non era mai stato fatto in questo senso, Rosario Livatino, quindi anche attraverso dei contenuti inediti in un progetto che è squisitamente indipendente e senza scopo di lucro, questo tengo sempre a dirlo.